viene stabilito. Realizzare questo master è stato stabilito come obbligo legale necessario per quei laureati che desiderano aprire uno studio legale proprio. Studiare il master di accesso alla professione di avvocato in Spagna significa avere l'opportunità di effettuare un percorso di crescita pieno, rapido, sicuramente un'esperienza che permetterà allo studente stesso di arricchirsi svolgendo una pratica in prestigiosi studi legali senza dover andare alla cieca cercando in Italia un luogo dove poter effettuare la propria pratica. È necessario realizzare tirocini professionali che tra l'altro hanno un peso importante, 30 crediti, ed anche una tesina finale del master, che è un requisito per qualsiasi programma di master. È un programma di master ambizioso, 90 crediti significano un'ampia formazione. Con dei professori che non sono solamente dei professori, però molti sono anche avvocati, sono professionisti del settore, sono giudici, sono notai. Studiare in Spagna non significa solo apprendere la cultura spagnola, apprendere la lingua spagnola, significa conoscere anche la cultura giuridica di un paese straniero. Si trattano temi di speciale interesse per questo settore professionale dell'avvocatura, gli onorari, gli aspetti tributari specifici di questo esercizio professionale, eccetera. Terminare questo master in Spagna significa avere la possibilità in futuro di poter esercitare la professione in Spagna, innanzitutto, e in secondo luogo anche in Italia, apprendere anche qualcosa in più di quello che potrebbe essere il tuo futuro, capire cioè se il proprio obiettivo, le proprie ambizioni siano fermarsi in Italia oppure decidere di lavorare in un paese straniero. Tutto questo facendo un'esperienza all'estero, facendo un'esperienza all'AUCAM, ti può aiutare a capire anche quale davvero sia il tuo obiettivo finale, la tua meta finale.